Quanti di voi conoscono veramente bene il proprio mercato? Molti pensano, ok, questa tecnica ho sentito che funziona e pensano realmente di applicarla sul loro territorio. Magari sul loro territorio non funziona minimamente. Il mercato deve essere conosciuto nello specifico, nel dettaglio. Questa è una delle parti più importanti che ognuno di noi deve acquisire. Vogliamo lavorare in un mercato? Dobbiamo sapere tutto di quel mercato. E dobbiamo essere pronti anche a quello che accade. Voi vedete in questa slide un cigno nero. I cigni neri esistono. Sono situazioni nelle quali voi vi potete preparare quanto cavolo volete, ma accadono. E quindi come si gestisce questa cosa? Conoscendo il mercato, preparandosi, conoscendo le regole e sapendo che ci sono i cigni neri, sapendo che ci sono le criticità e creando una risposta a quello che sono queste criticità. Chi conosce veramente il mercato ha la possibilità di ottenere grandi risultati, perché quando si sposta lo vede, lo conosce, lo tocca. Ci sono investitori con i quali parlo e mi sanno dire il prezzo al metro quadro non della via, non del palazzo, dei piani del palazzo. E questa è conoscenza del mercato. I tool che oggi si vedono, faccio la mappatura con due click, ragazzi, sono dei giochini, non è la realtà dei fatti. La realtà dei fatti è chi conosce esattamente il prezzo del venduto e sa che quel venduto è stato venduto perché era ristrutturato o da ristrutturare. Questa è la conoscenza di mercato che hanno gli investitori di successo. E poi questa parte si può delegare, naturalmente. Non è detto che debbano farlo direttamente loro, però ci vuole questa conoscenza del mercato per ottenere risultati.